abbandonato, dai, non mi fa, mezzo di chiara, sì, uno e mezzo di scura, sì, e mezzo di scura. È stato condannato a 12 anni il capo della banda degli spacciatori di cocaina ed eroina che aveva base a Milano ma operava lungo gli argini del Po fra Caorso, Castelvetro, San Nazaro di Monticelli. 8 anni invece al suo braccio destro, tuttora latitante. I fatti risalgono al 2015 e al 2016. Queste le sentenze pronunciate dal giudice Gian Andrea Bussi, il pubblico ministero era Emilio Pisante, che aveva coordinato l'operazione Nutrie condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Fiorenzuola. Le difese hanno preannunciato appello. Pene lievi per gli altri imputati di questo procedimento, che si sono visti assolvere per molti capi di imputazione. In precedenza altre persone avevano patteggiato o chiesto riti abbreviati. Secondo le indagini, l'organizzazione criminale aveva base a Milano. Di questo giro di spaccio, oltre ai carabinieri di Fiorenzuola, si era interessata anche la direzione distrettuale antimafia di Milano, perché appunto l'attività criminale degli spacciatori partiva dal capoluogo lombardo.